Quindi questo è il metodo di Runge-Kutta appena illustrato con il tableau di Bucci. Lo possiamo applicare a un esempio numerico. Y' uguale 12 per x più 1 meno 4y con un avanzamento di 0,1 ad ogni step e un y0 pari a 1. Il K1 è esattamente il K1 di Hoyne precedentemente calcolato. Vedete che l'avanzamento sulle x a partire da 0 sui diversi k vale esattamente h mezzi e h. Quindi 0,05, 0,0501. Vediamo invece di quanto avanza la Y, avanza di h mezzi volt K1 nel K2, h mezzi volte il K2 nel K1 e proprio h volte K3 nel K4. In questo modo si determinano i 4K, 8, 6, 872, 7,22, 56, 6,31, da cui la Y2 come sommatoria della Y1 più h volte, ecco i termini, un sesto, un terzo, un terzo, un sesto, che sono i pesi di K1, K2, K3, K4, insomma Y1 più h volte questa sommatoria è esattamente l'y2. Per Runge-Kutta 4 stadi è 1,708, a differenza di 1,7 nel caso del semplice metodo di Hoyne. Un'osservazione ancora sull'approccio di tipo matriciale. Prendiamo questo sistema riconducibile dal secondo ordine al primo, ponendo y' uguale a z2 e y uguale a z1, y secondo più 3y' più y uguale cos x, addirittura con un termine forzante pari al coseno, e condizioni iniziali y di 0 uguale a 1 e y' di 0 uguale a 2. Con la solita sostituzione, z2 uguale y', z1 uguale a y, si riconduce a un'equazione del primo ordine. z2' più 3z1 più z1 uguale cos x, più 3z2 più z1 uguale cos x, ovviamente la derivata dello z1 e lo z2, e poi il vettore iniziale z1, z2 in 0 pari a 1, 2. Questa espressione può essere riscritta in forma matriciale, z1', z2' uguale una certa matrice per z1, z2 più il vettore dei termini noti. Il vettore dei termini noti non vede nulla sull'equazione dello z1', vede un cos x nell'equazione dello z2', e dunque vale 0 coseno di x. Tutto questo può essere rifrasato in forma matriciale come z' vettore uguale a z vettore più b vettore. Ora, questa espressione matriciale può servirsi dei metodi più diversi. Per esempio, proprio l'Euler esplicito, in cui non abbiamo più degli y scalari, ma degli z vettori. Ecco, z allo step n più 1 è uguale a z allo step n più h volte questa f matriciale calcolata in xn, yn. E dunque, partendo dal vettore iniziale z0, 1, 2, z1 vettore sarà z0 vettore più h volte az0 vettore più b vettore. Similmente avremmo potuto fare
con il metodo dei trapezi, con il metodo di Hoyne, eccetera, cambia solo, diciamo, l'impostazione di tipo matriciale.